coppa sta comparendo qualcosa sulla sinistra. Dato che il cielo è velato, la velatura permette di vedere anche un po' fuori dal campo di vista del sole. Così vediamo dove arriva il limite della croce. Siamo sul braccio laterale della croce. La messa a fuoco non è perfetta, né della croce né del sole, ma il sole può essere affetto dalle nuvole. L'ingresso c'è stato. Il momento dell'istante del meridiano sta per arrivare con grande rapidità. Immancabile folata di vento. E adesso 13.08 e 49 e mezzo, l'immagine era in asse. Sul video non mi sembra di vedere nessun tipo di immagine. Speriamo che ci sia. Ecco l'uscita. Ultima luce da un lato alle 13.09. Anzi, 13.09, 43, 47. Ti vuoi che tu fotografi? Uscita dalla meridiana, così come è entrata, con l'immagine del braccio della croce visibile nella sua interezza. Siccome il sole andrà ancora verso l'alto di questa immagine, perché si sta alzando fino al solstizio, di ancora mezzo grado circa, cioè del suo intero diametro, al solstizio, visto da questo punto, l'immagine dovrebbe toccare la base della croce, cioè l'estremo del braccio della croce. Sfilo la carta per mostrare dove si trova l'immagine rispetto alla stella. Siamo alla stella del leone, gemelli, apparato sperimentale, orario, priva di osservatori, il disco del solstizio è tutto libero e il sole è qui. Segnale di 13.12 a conclusione dell'osservazione. Grazie per l'attenzione.